cercano di svincolarsi gli attaccanti valmesi, bella la parabola, ecco, ecco qua, ecco come si voleva dimostrare, ottimo, ottimo, la bella parabola, ottima la bella parabola di Marino sul calcio di punizione al 41esimo, che viene colpita un poco, fugge sulla sinistra, riesce a rincorrere il pallone, ci riesce, ora, eccolo qua, è riuscito ad evitare con una finta il difensore, il quale si è trovato svantaggiato, si è trovato svantaggiato, non ha potuto fare altro che cadere sulla punta palmese appena entrato in aria, atterrandolo. Si attende il fischio, parte la marca ed è il raddoppio, raddoppio da parte della palmese con un calcio di rigore battuto dal capitano Lamarca. Cerca collaborazione Lamarca, Lamarca, ecco Nappi a tu per tu col portiere, e come aveva pronosticato il pubblico, come aveva pronosticato con l'incitamento, bella combinazione con Marino, Lamarca, Napp, il quale si presentava tutto solo davanti al portiere, evitava il suo intervento e insaccava per il 3-0. Ecco Nappi ancora, Nappi ancora, entra prepotentemente in difesa e si ripete gli avversari, tenta il tentativo e palla che beffardamente passa sotto la pancia del portiere Melisi. Melisi e va ad insaccarsi, 17esimo del secondo tempo. Nappi si libera di tre avversari, mette al centro, bello, bellissimo, è gol d'antologia, difficile vedersi in questo campionato su questi campi, è difficile, difficilissimo veramente, bellissimo da vedere, da rivedere, da triplicare, da segnalare,